E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come vi ho preannunciato nello scorso video, di ritorno, visto che siamo arrivati a un buon numero di mi piace e a un buon numero di visualizzazioni, per fortuna, infatti vi ringrazio tantissimo, andremo a premere questo meraviglioso bottoncino qua del preacquista. Quindi noi ora lo andiamo a premere. Ovviamente prenderemo quella normale, perché di quella deluxe non me ne frega un cazzo, visto che mi hanno i pupazzetti. Andiamo a pagare. E voilà, abbiamo fatto il pre-order. E adesso andiamo a entrare direttamente nel gioco per vedere cosa effettivamente ci ha dato. E ecco, appena siamo entrati ci hanno ovviamente dato il boost del 110. E ovviamente noi andremo a boostarci un PG che già abbiamo. Però sinceramente sono un attimo in dubbio, perché la scelta... Allora, io avrei voluto moltissimo portare sul mago, perché vabbè, non è stata proprio la mia prima classe. Però comunque è un personaggio mono DPS. Io, cioè, di personaggi mono DPS già ho avuto il war. Il paladinese l'ho fatto diventare retri. Fighissima la skin, tra l'altro molto aggressiva. Quindi vorrei un personaggio un po' più malleabile, nel senso. E pensavo tipo a un prete o a un druido. In realtà il druido è ancora meglio, perché riesce a fare tutto. Un po' come il paladino in realtà, però il druido almeno è una classe diversa, che non ci ho mai avuto a livelli altissimi. Scherzavo, ce l'ho avuto in Cataclysm. Quindi mi sa proprio che andremo a ricadere sul nostro maghetto. E come potete vedere qua sotto possiamo andare a fare anche le Allied Race. E noi ovviamente le andiamo a fare, E noi ovviamente le andiamo a fare, No, che cazzo è? Unito complete an achievement. Che cazzo è? Ah, ok, loggando esattamente nel gioco ci ha subito immediatamente questa quest. Forse The Call for Realis, sicuramente per le classi nuove. Quindi andiamo a sbloccarle subito. Ah, se vedete tipo tutta questa interfaccia nuova, perché mi sono scaricato LV. Se mai ci faccio un video dedicato, è un addon che ti cambia praticamente tutta l'interfaccia, perché ho voluto cambiare un po' rispetto al solito standard coso. Ok, questa è nuova? Questa parte, credo, non lo so. Ok, con il boss. Infatti c'è la bandiera dei Lightforger, dei Renei e dei Void Elf. Ah, vi fanno vedere anche tutte le varie caratteristiche. Madonna, sono fighi, Void Elf li faccio immediatamente. Deciso, raga, deciso. Void Elf tutta la vita, ora guardate quanto cazzo sono belli. Qui stanno parlando all'infinito, è arrivata anche Alleria. E boh, qui hanno finito di parlare. Mo do un attimo uno sguardo di questo. Mi sembra che Pollo qui non mi abbia dato un cazzo, quindi... Madonna, c'è bisogno della reputazione, ma veramente, porco Diaz, dai. Army of the Light e Argusian Reach. Io ma non c'ho un cazzo di reputazione con questi tizi. Cioè, sono red. Ma che straccia di coglioni, ma dai. Cioè, ma mi posso mettere a far male reputazione adesso? Dio, buonissimo di Dio. E niente, sono gli stronzi che stanno a Argus, cioè... Questa cosa sinceramente mi ha fatto un po' calare le palle, Dio mio. The Army of the Light, sono Revered uguale, stesso discorso. Cioè, almeno Revered, non Exalted, madonnina. Devo ammettere che questa cosa mi ha fatto abbastanza girare le palle e un po' destabilizzato, perché io tutto carino, stamattina volevo provare razze nuove, eccetera, fa il 110, però, cioè, non me la sento di fare il 110 sull'Undead, che per carità, cioè, è bello Undead Mago, solo che è un po'... Cioè, mi sembra un po' sprecato, capito, per una razza vecchia, perché a sto punto aspetto e la faccio sulla razza nuova, però che coglioni! Cioè, mi ci vorrà un po' di tempo per arrivare a Exalted, capito, perché sono Honored, boh, Honored avanzato, però... Cioè, lì non dà un cazzo di reputazione. Mo cercherò magari qualche guida, che ne so, che mi fa un po' taglia i tempi, perché sennò è impossibile. Oppure posso utilizzare l'istante 110 su una di quelle razze che ho, normali. Come dicevo, magari ho il mago, il prete. Tanti mi hanno detto anche lo sciamano. Anche lo sciamano, infatti, mi intriga, perché è una classe che non ho mai usato, però... E magari dopo, in un secondo momento, mi faccio la classe nuova e me la livello, però... Cioè, ricomincio da zero un'altra volta, visto che c'ho pure il rogue, che sinceramente mi sono un po' calate le palle, però... Perché... non lo so, perché mi sono un po' calate le palle. Visto che c'è stato sto 110 instant, a sto punto preferisco spendere tempo sul 110 instant nuovo, e equipallo, eccetera, piuttosto che in mage, sta continuamente a livellare personaggi a manetta.
Che è una certa stufa, penso anche a voi, perché cioè sì, io cerco di renderli abbastanza particolari con i filmatini, i montaggi, la musichetta, però una certa cioè diventa anche noioso, quindi. Allora, visto che dobbiamo cominciare a formare questi schifosissimi stronzi per la loro reputazione, eccoli qua, gli Argus nel Reach, cioè abbiamo le work quest. E io spero che l'unica metodologia per fare rap non siano le work quest, perché sennò sono fottuto. Lo so che queste sono cose che avrei dovuto fare praticamente tutti i giorni, costantemente, ma una certa, a parte che non ho più giocato proprio perché, con gli esami, eccetera, impegni, non ho proprio più giocato. E poi, sinceramente, mi sono un po' rotto il cazzo di farmare sempre a manetta le work quest senza sosta, perché sono sempre uguali, capito? E allora mi era diventata tipo una routine noiosa, e quando in realtà invece un gioco non dovrebbe essere una routine noiosa, credo. Io ve le farò molto brevi e concise, perché sennò immagino che anche voi siate un peletto scocciati da ste world quest sempre uguali. Quindi di certo non me le faccio guardare esattamente come le fate voi, me le farò, non so, un po' più carine, un po' più veloci. Io perché mi sono impuntato e voglio assolutamente fare i Void Elf. Sono proprio impuntato, appena l'ho visti, così mi hanno infognato tantissimo, quindi voglio fare quelli, anche se con l'Army of the Light ho la reputazione più alta, però non me ne frega un cazzo. Perché l'Army of the Light boh, mi sembrano tipo paladine chippoti e basta fin da subito, capito? Quindi non. Però il bello del tipo il group finder o di quella roba lì è che trovate instant party e ve lo fate subito. Easy. Che è brutto su Argus, che è costellato di mob e non si può nemmeno volare, capito? Non è almeno. Almeno dici lo facevo su. Come cazzo si chiama? Qua. Come cazzo si chiama? Sulle Broken Isles normale. Almeno potevo volare, era tutto più semplice. E invece no. Te lo sogni. Vai a piedi e ti becchi 7000 mob in testa. E zitto. Qui chi c'è da ammazzare? Niente. Demoni random. Madonna, mi stermino, pagliacci. Oh, non sono arrivato, già praticamente ho finito, va bene. Ah no, però resuscitare questi pollastri. Ci vuole un po' più tempo. No, no, resuscitare, poi tra l'altro rilasciare, che praticamente li mandate in pace. Poi ci sono gli stronzi che ti fanno il DZ continuamente. E io sono costretto a shottarli male. Sparisci, coglione. Fortunatamente sono anche abbastanza veloci. Adesso mi informerò comunque se c'è qualche metodo per farmare più particolare, più veloce soprattutto, perché non posso sta a perdere tempo settimane e settimane a farmare quest, perché era una cosa che volevo portare subito, perché se mi prende lo schizzo faccio l'instant 110 con un altro. Ecco il commander. Ok, un altro si è tolto dalle balls. Ah, vedete questo buco qui? Questo maledetto buco. Ci sarò morto almeno una cosa come 18 volte, perché ogni volta mi scordo che ci sta. Ma è tanto subdolo comunque lì, cioè proprio subdolo a manetta. Allora, l'ultimo bossetto sta qua. Almeno ci hanno pure 1000 risorse. Che io non ho mai abbastanza risorse. Non so perché. Infatti, c'ho 5000, che è un cazzo. Quanto rompono il cazzo tipo i bodyguard di quell'altri. Madonna. Fuori ai coglioni. Ok, anche l'ultimo è stato fatto. Adesso la teoria è che noi dovremmo fare praticamente tutte le quest che ci stanno di Argusian lì. Argusian cazzo. Perché ipotizzo che ci dia reputazione in più. E così facciamo prima. Allora, tanto per cominciare andiamo a consegnare questa qua. Almeno penso, spero che almeno un 250 ce lo dia di reputazione, perché sennò mi ammazzo. Beh, no, ci dia parecchio quando c'è sta la wall quest, perché siamo passati da 9.979 a 11.629. Però stiamo a onore, cioè a voglia corre 33 wiki in essenza addirittura. Allora, ragazzi, mi sono un attimo informato e praticamente non è che esiste un vero e proprio trucco per fare le quest più velocemente, purtroppo. Anzi, per fare reputazione più velocemente, perché niente, consigliano tutti appunto di fare work quest, tutte quelle che c'è scritto Argusian Reach. Fare soprattutto quando sta qua sotto, quindi quando vi dà il bonus finale, perché me ne dà parecchio. E soprattutto un'altra cosa è che bisogna sfruttare moltissimo anche il Class Hall, perché occasionalmente vi danno delle quest che danno reputazione. Quelle sono veramente importanti. Per chi come me odia le world quest e sta guardando questo video, gli consiglio di fare almeno solo e esclusivamente quelle che riguardano la reputazione della razza che gli interessa. Oppure di tutte e due, visto che ci mettete le mani, a sto punto io farò anche quelle lì di Army of the Light, perché non si sa mai. Non mi immagino se voglio fare, magari, che ne so, i cosi lì d'Aldo Monte o quegli altri ancora che non mi ricordo, sai, Drollo, ma cazzo, non me li ricordo. Cioè,
Cioè, non mi immagino quelli che dovrò farli con Lord, quindi penso che mi suiciderò. Dovrò farli con Ward, tra l'altro, che c'ho un'equipe del cazzo, ci metterò 20 anni. Quindi per adesso sicuramente non mi riguarda. Quindi, visto che adesso non ci troviamo al nostro Glassol, vabbè, prendiamo quelle che già abbiamo. Eccolo qua, Argusian Riccio, importantissimo. Quindi questo qui dobbiamo spararlo. E ovviamente non ho i servitori, madonnina, madonnetta, madonnina. Com'è possibile che non c'ho servitori che fanno bene? Niente, abbiamo un 62% di prendere un 750 esperienza. Di cose reputazioni. Speriamo, speriamo, Dio mio. Mettiamo anche a fare questi qui perché i soldi non bastano mai. Questi capito, 100, 100%, qui si capita l'anno, vaffanculo. Quindi ragazzi, io per questo video vi saluto perché adesso mi metterò a farmare all'infinito. Nei prossimi giorni farò uscire magari un video di Fortnite perché mentre io farmo porto qualcos'altro. Oppure, non lo so, consigliatemi qualche cosa da fare. Tipo BG, tipo mitiche che dovrei farle, tipo non lo so, qualsiasi cosa volete, tipo Farmerite vecchi pensavo. E l'Instant 110 io voglio utilizzarlo su una classe nuova per adesso, a meno che vedo che tipo la Farmer reputazione è impossibile, ma spero ovviamente che sia fattibile. Però sicuramente mi ci vorrà un po' di tempo, spero non troppo. Quindi noi ci vediamo al prossimo video come sempre, mi raccomando iscrivetevi e lasciate un commento con qualsiasi cosa volete. Spoiler, forse porterò anche un video di Hearthstone, nonostante io sia una pippa, però fatemi sapere se vi piace questa idea, soprattutto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.